l'altro mettono una catenina e ti fanno pagare l'ingresso come a Disney, vai là. Venezia inghiottita dalle acque? Forse un giorno. Nel frattempo, nella città più bella del mondo, il vero rischio, più che le pietre, riguarda le persone. Sempre più museo, sempre meno città. Da ormai 50 anni Venezia assiste ad un calo costante dei suoi abitanti, oggi ridotti sotto quota 55.000. Un'emorragia che, se non fermata, costerà presto l'estinzione del cittadino veneziano, che però, per rimanere, combatte. Anche con provocazioni, l'ultima in ordine di tempo, un esodo di gruppo, un Venexodus, con tanto di Doge che simbolicamente ha abbandonato la città. Stiamo perdendo 1.000 abitanti l'anno, abbiamo perso 40.000 abitanti in 40 anni, questa sta diventando una periferia turistica. Da qui non me ne andrò, resisto e occupo. Solo i miliardari possono venire a viverci e noi non siamo di meno, io sono nata qua. Io ho lavorato qua, io qua ci voglio vivere, ci voglio morire. Non è proprio così, perché il nostro mantra è trovare il giusto equilibrio fra quella che è la cittadinanza e quello che è il flusso turistico. Non vogliamo la monocultura turistica e per questo dobbiamo rilanciare il lavoro e soprattutto Porto Marghera. Venezia è una città fragile, ha bisogno di interventi maggiori rispetto ad altre città. Vi vogliono quasi più di 40 milioni all'anno in più rispetto a una città ordinaria. Sono delle persone praticamente stoiche chi vive a Venezia, perché hanno una capacità di resistenza. Mi chiamo Matteo Secchi, ho 46 anni e sono un veneziano nato a Venezia e cresciuto. Sono un ex albergatore, adesso sono un portiere di notte. Mi è capitato nel 2000, quando avevo circa 30 anni, di dover cercare casa e non trovarla, e mi sono adattato ad abitare in terraferma. Mi sono accorto non che stavo male, anzi, cioè stavo bene anzi, però ho pensato che non solo io avessi bisogno di Venezia, ma soprattutto Venezia avesse bisogno di me. Se di rinascita si può parlare per la ripopolazione di Venezia, di certo ruolo importante ce l'hanno i giovani, che tra campi, rie e calli hanno trovato una dimensione più social. Chiamo Gaia, ho 32 anni. Sono venuta a Venezia per studiare e poi ho deciso che mi piaceva il modo di vivere qui, i tempi di vita. Venezia si ama smisuratamente perché è una bellissima donna, però come tutte le bellissime donne c'ha i suoi guai e alcune volte ti verrebbe voglia di lasciarla e alcune volte la lasci arrabbiato, ma poi torni subito perché la ami. Io sono Pieralvise Zorzis, la mia famiglia è veneziana da 1100 anni. Vorrei aggiungere che tutti quelli che si lamentano che bisogna andare a piedi, che piove, auguro a tutta questa gente di passarsi un paio d'orette sulla tangenziale di Milano o sul raccordo anulare di Roma, come io ho fatto per lavoro per anni, e poi di ripensare attentamente alla qualità della vita qui, che è infinitamente maggiore. Sono a Venezia, sono tutti belli, tutti giovani, tutti simpatici, nel resto del mondo no. Chissà come mai.